Ciao a tutti, eccoci qua. Oggi è presto, perché non è neanche mezzogiorno, però noi abbiamo una fortuna, la nostra ragazza, che ancora una volta, grazie a Dio, è venuta. E infatti, vi ricordate com'era questo pezzo, proprio sotto al gluteo? Questo pezzo qui, praticamente, era abbastanza gonfio e quindi l'abbiamo cominciato a trattare con la fosfatidicolina. Con la fosfatidicolina l'abbiamo trattato la prima volta e vi assicuro che era il doppio di questo. Oggi, che è la seconda seduta, andiamo a trattare quindi questa parte che ho segnato. Perché con la fosfatidicolina e non con il CruSculpting? Perché con la fosfatidicolina e non con il CruSculpting? Semplicemente per una ragione, perché la fosfatidicolina può andare in zone magari più veloci. E poi perché? Perché comunque qua di dietro farlo col CruSculpting, magari quello con la forma, le potrebbe lasciare un'impronta di CruSculpting. Per cui preferisco in questo caso, praticamente non mi si vede? No, la si vede bene. Camilla le chiede quante sedute per la fosfatidicolina. Per la fosfatidicolina bisogna che uno faccia, dipende da quanta ne ha. Faccio un esempio, per questa gnocca qui che adesso è così, secondo me oggi è un'altra seduta, basta, l'abbiamo finita, è inutile stare a insistere più di tanto. Andrà via, di solito quello che funziona con la fosfatidicolina è che va via magari nell'arco di 3-4 sedute. Non bisogna neanche pretendere troppo dal corpo, perché sarebbe una bugia. Quindi vuol dire che stiamo ripetendo una volta ogni 3-4 settimane il trattamento. La prossima volta sarà l'ultima volta prima dell'estate. Qui invece, che l'abbiamo iniziato a fare dopo, secondo me è anche più grosso, si vede da lì? Sì, si vede molto bene. Ecco, vedete, questa è quella famosa parte che abbiamo trattato invece poco, nel senso che abbiamo iniziato e siamo partiti tutti trattando questa parte qua. La salutano okay. In tantissimi, anche il suo amico Marco Oliva. Ciao Marco Oliva, parto. E quindi cosa vado a fare? Dottoressa, mi chiede Gabriella se ha fatto anestesia. No, l'anestetico è qua dentro. Io faccio una cosa, perché se vado a farle delle punture di anestetico, sì, chiaramente si tira male. Se l'anestetico lo metto qui, almeno faccio uno e l'altro. Fosfa più un po' di anestetico. Ho già disinfettato precedentemente, quindi non state a pensare che questo trattamento lo stia facendo senza aver disinfettato. Ora schiaccio intensamente, ma in realtà la parte la sento già più morbida. Non so se vi ricordate... Maria chiede se la paziente avverte alcun dolore. Beh, non può neanche dirlo, se no le do una botta in testa. Ecco. No, scusatemi. Un po' di male lo farà di sicuro. Però adesso io sto andando veloce e qui c'è qualche goccetta di sangue. Vado subito a riparare. Fanno i complimenti anche per la paziente, perché dicono che ha un bellissimo fondoschiena. È vero. Ve lo posso dire? Queste due gnocche laterali... In realtà, secondo me, era proprio questa la sua problematica, perché il gluteo è bello e ha anche una bella forma e tutto sommato c'ha anche un buon tono. Magari il prossimo anno un po' di scultore per dargli ancora un po' più di effetto, però non è male. La ragazza fa ginnastica e si vede. Poi guardate, negli anni, non crediate, non è facile mantenere il fisico e alcune persone migliorano, è il suo caso. Gluteo bello, visto? Mi chiede Lucia, dottoressa, il costo del trattamento fosfatidilcolina. Allora, la fosfatidilcolina può costare da 150 euro, per dire, questa zona qui più o meno costa sulle 150 euro. Ok, quindi è un bel trattamento, non ha un costo eccessivo, ma dipende anche da quanta fosfatidilcolina vado a mettere dentro. Sì. Io vado avanti, imperterrita. Chiaramente quando si fanno queste cose in diretta un po' di sanguinamento è prevedibile, quindi spero che nessuno abbia tensioni o paure di vedere un po' di sanguino, perché questo è normale che arrivi. La vedete bene come viene fatto? Praticamente sì. Io vado, appoggio la siringa e quindi faccio penetrare il prodotto. Abbiamo leggermente spostato una luce perché così vediamo ancora meglio. Bene, bene. La cosa che va capita, qual sì, è? Subito dopo il trattamento non basterà fare le punturine. Dopo il trattamento bisogna prendere e fare un'altra cosa. Ad agire, vi farò vedere, con un massaggio molto forte. E dopo possibilmente farci sopra anche un altro trattamento. Mi chiede Donatella, dopo quanto tempo si vedono i risultati? Allora, diciamo che dopo 15 giorni, 20 giorni cominci già sì, a vedere il trattamento e il primo risultato.
A distanza, se noi poi ne facciamo tre, è chiaro che se facciamo tre trattamenti lo vedrai alla fine di tutto e quindi potrà essere 2 mesi. Però ogni, diciamo, il risultato può arrivare più o meno, direi, una volta ogni 3 settimane si vede già una parte che si è sciolta. Allora, la fosfatidilcolina, ve lo ricordate che cos'è? La fosfatidilcolina non è altro che questa sostanza che è la colina, che deriva dal, la colina deriva esattamente dalla soia, che va ad aggredire il grasso, entra all'interno della cellula grassa e la fa scoppiare, e quindi il grasso fuoriesce, verrà poi portato al fegato che lo va a memorizzare, va a eliminare, a metabolizzare. Ora vado su questo pezzettino piccolo, vedete questo? Via anche te. Eccolo, via. Tutto vogliamo mandare via. E oggi si può, pensate che bellezza, poter fare questi trattamenti. Vabbè. La seguono da Parigi, l'IMCAS. Sì. Oh, quelli ci sono sempre. Allora, io vado avanti. Mi manca l'ultimo pezzettino. Roberta scrive, complimenti dottoressa, sempre innovativa. Grazie. Devo dire la verità, non è molto innovativa, sai, la fosfatidilcolina. In realtà la fosfatidilcolina è una sostanza che è in uso da tanto tempo. Semplicemente è stata un po' abbandonata per tante ragioni, perché è abbastanza aggressiva. Comunque, vedete, lascia il rossore, un po' di prurito. Però viene utilizzato, io ad esempio la utilizzo da circa 15 anni e in questi casi, secondo me, per qualità-prezzo preferisco usare la fosfatidilcolina, capito? Scrive Emma, il massaggio va fatto anche nei giorni successivi? Sì, io quello che preferisco è dire, guardate, dallo Sculptra a questo, sono sempre dell'opinione che il massaggio vada sempre fatto, perché devo andare a distribuire il prodotto. Quindi ricordatevi, se andate da altri dottori, vedete, come se andasse a impastare proprio. Mi spiace perché farà un po' male. Dottoressa, ma no. Scrive Franca, dott, qual è la differenza tra la fosfa e lo Sculptra? Lei quale consiglia? Allora, guardate, il problema, mi permetto col tuo video, il problema è presto fatto. Se c'ho una cosa che va in fuori, sì, se c'ho una montagnetta, lì è la fosfatidilcolina oppure il cruscalding. Se invece da recuperare, dare più tono, se io voglio avere più tono su questo gluteo, si fanno le iniezioni qua di cruscalding e questo diventa macigno, ok? Quindi diciamo che uno non evita l'altro. Lo Sculptra serve perché mi va a ricostruire proprio la formazione del tessuto e mi rialza il gluteo, fa proprio questo effetto. Però questa roba qua sotto era inutile se uno va a fare lo Sculptra e poi c'ha dopo sotto queste due. Insomma, come la mongolfiera, il peso qua sotto non aiuta a far salire. Io continuo a massaggiare, vedete? Adesso chiedo alla mia assistente. Sì. Anzi, gli vado a mettere quella crema che è anche un po'... così la paziente sentirà un bel calorino. Sto utilizzando una crema che praticamente va anche lei a sciogliere il grasso, che è questa crema qui, che praticamente mi permette contemporaneamente di agire anche lei. È molto potente, è una crema coreana e serve perché penetra e fa funzionare al doppio il trattamento. Lorella chiede quanto costa questa crema? 30 euro, 40 euro credo, non so, 50, una roba del genere. Beh. O forse credo che adesso facciano anche un'offerta, non lo so. Vedete che è rossa la parte, come va? Sempre peggio. Diciamo che potrebbe andare meglio, non è il momento ideale per la paziente. Ci sono controindicazioni al trattamento, dottoressa? Sì. Chiedono questo? Sì. Se uno, ad esempio, è allergico alla soia, preferisco non farlo. Per le persone che magari hanno troppa paura o hanno l'ansia, preferisco non farlo perché nei giorni successivi questa parte va a gonfiarsi di più e oltre a gonfiarsi andrà anche a diventare tutta rossa e calda. Questo perché? Perché la fosfatidilcolina, quando agisce, fa aumentare anche la circolazione. Cosa vuol dire? Che praticamente, quando io inietto, qui dentro le cellule grasse, sì, cominciano a muoversi e poi praticamente i vasi, praticamente questi vasetti,
diventano sempre più attivi, si vasodilatano perché chiaramente devono andare a portare via il grasso da qui. Quindi avremo tutta questa zona che diventerà molto più gonfia in questo modo. Il liquido entra proprio nelle cellule grasse, quindi le cellule grasse diventeranno grosse, grosse, fino a scoppiare. E lì quando scoppieranno poi verranno portate via da questo sistema, vedete, dai capillari linfatici, che riportano direttamente al fegato per andarle poi a metabolizzare. Ok, io credo di avervi dato buone spiegazioni, anche per oggi è fatta, ma no, non è vero, ci vedremo sicuramente più tardi. Non so verso che ore, Leonora non lo sa. Diciamo verso le 18:30. Verso le 18:30, ma se posso faccio una puntatina. Oggi sono molto energetica. Dun dun, così le divido con voi. Ciao!